Contenta, felicissima di dare il benvenuto a Steven Ray. Vorrei sapere, ieri ne parlavamo, perché lo consideri così importante e soprattutto se potessi ripetere al pubblico, dato che io sostenevo invece che oltre che Lucio Boia mi piace molto anche The End of the Affair di Neil Jordan, lui riferendosi alla figura di prete che c'è in tanti film, faceva un confronto molto interessante, vorrei lo ripetere. The Butcher Boy, the novel, is a huge book by Patrick Kane, you know, one of the greatest Irish novels ever, I think, and certainly the biggest in the last 30 years. And I think what's interesting about it is, you know, because Neil himself is a novelist, and it was a big thing for him to undertake to approach this novel. So it's really one great writer engaging with another great writer. That's why I think it's so special, because it could have been done as a small domestic film about a little boy in a small town. But I think Neil really gets the size of the novel in and translates it onto the screen. And the narrative voiceover that I do, we spent days and days in the studio working on that, so that it would be active rather than a reflective, observational voiceover. Ma intanto devo dire che l'autore del romanzo da cui è tratto il film Butcher Boy è uno dei più grossi romanzieri irlandesi, sicuramente il più grande romanziere irlandese secondo me degli ultimi 30 anni, e tra l'altro la cosa interessante è che Neil, anche gli scrittori, anche gli romanzieri, ha deciso di cimentarsi in questa impresa, e perché la cosa appunto interessante è stata che uno scrittore di tale levatura decidesse di trasporre sullo schermo un romanzo così importante, si sarebbe potuto realizzare magari un piccolo film, diciamo a livello proprio così domestico, di questo ragazzino, di quelle che sono state le sue vicende. E invece Neil è riuscito proprio a cogliere la portata, la dimensione di questo romanzo e a tradurla ed a far sullo schermo. E la voce narrante che io interpreto è un lavoro a cui abbiamo dedicato giorni e giorni in studio, proprio perché abbiamo voluto che diventasse, che fosse in realtà una... un qualcosa di attivo piuttosto che semplicemente un'osservazione riflessiva di quello che succedeva. Tu ci vuoi dire qualcosa del prete, il parallelo tra il prete interpretato da Mario Scia e Voce Rosa? Well, you know, the Americans couldn't understand why he wanted to do Butcher Boy, and of course, because the only sex in the movie is when the priest tries to touch the boy, didn't get it. But and then was it about Jason Isaacs? Yeah. And peculiarly, in End of the Affair, in the original book, the priest is an Irish priest, and Neil chose not to play it Irish, and I can't really work out why. So, and he cast Jason Isaacs in the role, and I think he struggled in the role, to be honest. And I thought he should have just cast a very good Irish actor who would have, perhaps not Mayo because he's a bit old, but you know, somebody who would have been more comfortable in it. I think that's what I'm saying.
You were also describing the type of interpretation in the famous reflected or the Irish art of tradition of my innanzitutto gli americani ovviamente non capivano perché Neil volesse fare questo film, considerato il fatto che le uniche praticamente gli unici riferimenti al sesso sono quando appunto il prete tocca il ragazzo. E per quello che riguarda invece appunto il personaggio diciamo di Jason nella End of the Affair, il prete nel testo originale, libro originale, era un prete irlandese, invece Neil ha deciso di non scegliere un attore irlandese. Ora non so perché, in realtà ha scelto Jason Isaacs, che in realtà nella mia, secondo me, ha lottato in questo ruolo, non so perché l'abbia fatto. Certo, secondo me se avessi scelto un attore irlandese sarebbe stato meglio, magari non necessariamente Milo, perché forse era troppo vecchio, però magari un altro bravo attore irlandese. E poi lei gli ha spiegato, ha chiesto quello che mi avevi detto ieri, e lui ha risposto probabilmente tutto il capo quando gli ho risposto. In ogni caso, il Bruce è uno degli esempi più alti della forza di persone quando lavorano in San Volevo sapere se lui avverte questa forza di lavoro con i suoi compaesani, che se trova differenza quando invece lavora in altri settori di altri paesi. Well, I think that actors are a nationality all of their own. You know, certainly of course there's a familial relationship with Irish actors, you know, there's a cultural understanding that that bears these films along, you know. But and not only the actors, the film crews are, I think our film crews are great. And but the Butcher Boy is interesting because it actually cost a lot of money to make. He had a very big budget, so he was able to do all kinds of very interesting shots, you know, shots that took a long time to set up that you just wouldn't have time with a low budget movie. So it kind of came full circle from Angel, from getting all from getting a small pittance, even though it was all the money there was, to getting a lot of money to do this. And Yeah. Intanto credo che gli attori rappresentano una nazionalità a sé stante, separata, e sicuramente comunque con gli attori irlandesi c'è un certo tipo di rapporto proprio familiare che proviene da questa intesa culturale che ovviamente esiste tra di noi e che poi lascia un suo segno, una sua impronta sul film. E questo non vale soltanto per il cast, secondo me vale parimenti anche per la troupe, perché io credo che le troupe irlandesi siano veramente fantastiche. E tra l'altro Butcher Boy è secondo me veramente eccezionale, anche perché è stato un film che è stato realizzato con un budget di rilievo, con un budget considerevole, e che ha consentito a Neil di realizzare delle inquadrature che chiedevano molto tempo per essere impostate, per essere organizzate, che senza un grosso budget non sarebbe stato possibile realizzare, che in un certo senso ha come chiuso il cerchio da Angel, dal quale eravamo partiti, che aveva, anche se erano tutti i soldi che c'era a disposizione, ma comunque erano pochi, da Angel, un film a basso budget, con Butcher Boy invece che di soldi ne aveva parecchi a disposizione. Hi, I'm James Fair, and my film is screened here at the Irish Film Festival in Rome, and it's been a great film festival, a great opportunity to meet with other Irish filmmakers, and also the public here in Rome take a great interest in our cinema, so it's been a great privilege and a great pleasure, and I look forward to screening work here again in the future.